tutti! Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Giorgia e sono una makeup artist. Prima di iniziare volevo farvi vedere innanzitutto la mia felpa nuova. L'ho presa da Special Vintage. Amo questa felpa soprattutto per la scritta. Quello che non mi uccide è meglio che corra. Insieme a questi orecchini con la mia iniziale e l'iniziale del mio ragazzo. Gli scrunchies, tra l'altro in gradazione come i miei capelli. In ogni caso, dopo questo ringraziamento a Special Vintage per avere un mondo di cose bellissime, andiamo a mettere la fascia della skincare. Anzi, dato che ho già deterso il viso, perché i prodotti che andremo ad utilizzare sono post detersione, diciamo post tonico, utilizzo le nuove mollettine che ho preso da Primark, che avevano tutte e io no, per tenere ferma in realtà solo la coda, perché qua se io li metto dietro stanno a postissimo. Al contrario l'ho messa. Ho deterso il viso con il mio solito latte detergente della P3G Cosmetics alla bava di lumaca. Ho messo il tonico di Pixi tamponandolo su tutto il viso. E sono super 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 felice di provare insieme a voi e di iniziare ad integrare nella mia skincare routine i mini di luce. Parliamo di questo brand. Luce Beauty è il brand skincare, face and body di Alessia Marcuzzi. Ho acquistato questi prodotti già un po' di tempo fa, chi mi segue su Instagram si potrebbe ricordare le storie che avevo fatto con l'unboxing dell'arrivo di questi prodotti. Ho voluto aspettare a provarli perché avevo ancora dei fondi di due sieri che stavo utilizzando, il siero illuminante alle vitamine e il siero purificante all'acido salicilico. Volevo finirli per introdurre dei nuovi prodotti, perché per testarli al meglio non voglio mischiare più tipologie di prodotti, ma voglio soffermarmi su quel prodotto per tutta la durata del flacone, in modo da vedere realmente se ho dei miglioramenti, dei benefici oppure no. Quindi non posso mischiare, se io ogni giorno utilizzo un prodotto diverso non vedrò mai il reale effetto di questo prodotto. Cosa sono i mini di luce? Appunto, un po' di tempo fa mi era uscito uno sponsor in cui regalavano questi quattro prodotti, diciamo i più recensiti se non ho capito male, ovviamente in mini size, facendoti pagare solo la spedizione. Dato che è un brand abbastanza high cost, quindi per niente economico, prima di comprare effettivamente, spendere una determinata cifra per dei prodotti, ho detto perché no. Ho pagato, se non sbaglio, all'incirca 9 euro di spedizione per 4 prodotti, è poco più di 2 euro a prodotto alla fine. I prodotti in questione sono quindi 4 e sono un siero illuminante. Si chiama proprio Illuminating Serum, una crema liftante contorno occhi, una crema viso sempre effetto liftante e un Regenerating Night Oil, quindi un olio da mettere alla fine della skincare per aumentare il turnover cellulare. Questo è quello che mi ispira di più di tutti, perché dovrebbe aiutarmi a eliminare più rapidamente, o comunque più che eliminare, minimizzare più rapidamente i segni che mi sono rimasti dagli sfoghi che ho avuto nei mesi precedenti, nell'anno precedente. Io quindi questi prodotti in mini taglia li ho pagati in tutto 9 euro. Questa beauty routine viene venduta anche in full size al prezzo di 162 euro. Attualmente è in sconto a 139 euro, è possibile pagarli anche in rate, quindi in 3 rate da 46 euro e 33 centesimi, oppure prenderli insieme. Considerando che comunque 160 euro per 4 prodotti al momento per me sono veramente tanti, io non prendo i prodotti da
pochi centesimi, nel senso comunque ci tengo un minimo alla qualità, però se posso trovare un buon compromesso, diciamo che la mia carta di credito preferisce. Avendo già deterso il viso e applicato il tonico, il primo prodotto che vado ad applicare è il siero illuminante. Il siero illuminante da 30 ml, quindi la versione in full size, viene a costare 45 euro, è così, quindi ha il flacone con il pump, quindi schiacciando esce così, cioè schiacciando il pump, esce il prodotto, queste le spiegazioni tecniche di Giorgio Pink. Mentre questo in mini size contiene 5 ml e ha il contagocce. Cosa promette di fare questo siero? Siero viso giorno, filler, ad azione illuminante e idratante. Contiene acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare e proteine derivanti dai semi di ibiscus. Andiamo a provarlo. Vado a mettere qualche goccia. È bavoso. Come siero non mi dispiace. Oh, il profumo mi piace tantissimo. Non ha un'essenza particolare, nel senso non ha dentro un profumo. Sa proprio di pulito. Che poi in realtà non so quanto abbia senso dire sa di pulito, perché ognuno ha una percezione diversa. Cioè io associo l'odore di pulito a una cosa, magari una persona lo associa a qualcos'altro, quindi... Però ha un odore di fresco e di pulito, mi piace molto. Non so se voi lo vedete. Illuminare, illumina. Quindi, prima impressione del siero illuminante, positivissima. Poi, dopo il siero andiamo a applicare il contorno occhi e abbiamo la Eye Lift Cream, che in versione full size contiene 15 ml, in versione mini size contiene 5 ml, che costerebbe 30 euro e promette di idratare la zona del contorno occhi con un'azione riparatrice. Contiene acido ialuronico, aloe vera, a cui sono intollerante, olio di oliva e olio di cocco. E già mi piace. È una vera e propria crema, non ha una texture gellosa, è proprio una crema bianca solita. Non ho portato oggi la mia spatolina per prelevare il prodotto, ma per mantenere comunque l'integrità e non andare a fare contaminazione batterica, utilizzo il retro di un pennello da trucco che sto sciacquando con la mia spugna, perché così è bello pulito. Prelevo un po' di prodotto che mi piace. Non sa di niente. O sono io o non sa di niente. Lo vado ad applicare sulla zona del contorno occhi, ovviamente senza entrare nell'occhio, quindi tralasciando la parte della rima. Con gli anulari vado a picchiettare il prodotto su tutta la zona perioculare. Innanzitutto usiamo gli anulari perché hanno una pressione molto più delicata rispetto che per esempio agli indici, quindi sicuramente andiamo a fare un massaggio più delicato. Picchiettando io vado a riazionare o comunque ad aumentare la microcircolazione linfatica. Non vorrei dire delle cose troppo imprecise, però mi sembra che sia la microcircolazione linfatica. In ogni caso va a drenare l'occhiaia o la borsa. E se quest'ultime sono date da un accumulo o un ristagno di liquidi, vanno ad attenuarsi. Questo cosa vuol dire? Che se ho un'occhiaia blu per genetica, questo non andrà a risolvermi il problema. Come se ho una borsa esageratamente gonfia sempre, questo non me l'andrà ad attenuare. Però se io mi sveglio al mattino che ho gli occhi un pochino gonfi perché avendo dormito la mia microcircolazione si è un attimo ristagnata, io con questo massaggio vado a sgonfiare la zona perioculare. L'effetto mi piace da morire, cioè proprio l'effetto, la pelle, cioè
qualcosa di favoloso, la sensazione è meravigliosa. Poi abbiamo la crema, sempre liftante, e adoro questa cosa perché io ho una rughetta qui. Quando io qualunque cosa faccio ho questa espressione e mi si forma questa ruga che anche se io distendo la pelle si vede. Si vede, sì, si vede. E io anche quando tocco sento il solco e questa sarà, penso, la prima ruga che mi verrà. E quindi adoro che sia liftante. Comunque, la crema liftante full size sarebbe 50 ml, questa mini size è sempre 5 ml. In full size viene 39 euro e promette di essere idratante. Innanzitutto crema giorno. Io sto usando una crema giorno e poi ci applicherò un olio notte. Però vabbè, è la prima prova, cioè volevo provarli tutti insieme a voi. Poi andrò avanti ad utilizzare una crema notte la sera, anche se non è di questa linea, e metterò poi l'olio notte. E di giorno utilizzerò questa e sopra andrò a mettere poi una protezione solare quando uscirò, perché nonostante sia crema giorno non mi sembra che contenga SPF. Comunque, dicevamo, contiene acido ialuronico, vitamina E, aloe vera ancora. Olio di oliva bio, ha un effetto lifting ed illuminante. Sciacquo di nuovo il retro del mio pennello. La texture è come quella del contorno occhi. È un pelino più buono il profumo, cioè più... Non è vero. Non è più presente, è comunque delicatissimo. Ha sempre quella cosa di un po' pulito. Mi piace come cosa perché non ha all'interno, vuol dire che non ha all'interno fragranze che possono andare ad allergizzare e sensibilizzare ulteriormente una pelle che è già delicato sensibile. Prendo un po' di prodotto, la texture mi sembra veramente simile a quella del contorno occhi. Vado a mettere un po' di prodotto sulla mia ruga, tutto il resto. Massaggio pochissimo perché le creme non vanno massaggiate, a parte se sono, ovviamente se sono specifiche per massaggio vanno massaggiate, ma in questo caso no. E poi picchietto per far penetrare il prodotto meglio. Mi piace un sacco questa cosa perché poi sento la mia pelle che tipo, cioè la sento che si riattiva la microcircolazione che viene stimolata con questi piccoli picchietti. Ovviamente non mi sto schiaffeggiando, sto solo picchiettando il prodotto. E dopo questa cosa, che io faccio anche con l'applicazione del tonico e del siero, ogni tanto vedo proprio che è un pelino più arrastata la pelle e la sento un pelino più calda, proprio perché la microcircolazione è più stimolata e va di più, tra virgolette. Non so se sia un termine medico scientifico, non uccidetemi, però questo dovrebbe aiutare il prodotto ad essere meglio veicolato, comunque ad agire più in profondità o in maniera più persistente. Buono, non lo so, magari non è vero, però io so così. Ora massaggio bene la mia rughettina. Vorrei fare il botox qui, quindi anestetizzare questo pezzettino in modo che quando io faccio questa cosa mi si muove tutto intorno ma non qua in mezzo, in modo che non mi si faccia più sta ruga, perché purtroppo non riesco a farci nulla. Cioè, già ora che me ne sono resa conto mi controllo molto di più sul movimento di questa parte, però tante volte no, tipo quando guardo la televisione sto così e mi esce. Quindi ogni tanto magari mi viene in mente, allora distendo, però poi dopo un po', se c'è tipo una scena che mi prende, no? E sono lì tipo, oddio, cosa sta succedendo? Sono lì tutta con questa faccia, vedete anche adesso, solo a pensarci ho questa faccia. Se sono concentrata, quindi se sto lavorando, truccando, così, ho questa faccia. Se lavoro al computer, ho questa faccia. Mi è venuto il dubbio che magari è perché strizzo gli occhi per guardare un po' meglio, in realtà ho 10 decimi, 12 decimi, una cosa del genere, quindi non è quello. Quando c'è tanta luce fuori, anche se ho gli occhiali da sole, avendo gli occhi chiari mi infastidisce molto la luce e faccio così, è un casino. Comunque, la crema mi piace, non è unta, è perfetta per il giorno. L'unica cosa è l'SPF, che quindi io poi prima di uscire mi spruzzerò e mi piace molto. Ho la pelle morbida, idratata. Sulla luminosità, così a primo impatto, non vedo
il miracolo come prima applicazione, però appunto quello è da vedere poi magari col tempo. Sono soddisfatta, ho una bella sensazione, non è appiccicosa, quindi anche se io poi, cioè se vado a truccarmi ho una buona base, però ovviamente vado a mettere il primer, se non mi voglio truccare non sono unta, quindi mi piace, approvatissima. Diciamo che si vede che è un brand high cost, cioè su un brand low cost tutte queste cose non ci sono. Ovviamente se io spendo 40 euro per una crema grande così, la qualità inevitabilmente c'è. Quindi andiamo a provare l'ultimo prodotto, che è l'olio rigenerante notte. La full size contiene 30 ml, questa ne conterrà 5, esatto, come tutto il resto. A prezzo pieno, quindi la full size da 30 ml viene 49 euro e promette di essere anti-aging e ristrutturante, quindi lo metterò tutto qua. Mix di oli idratanti e illuminanti. Mi sta suonando la sveglia. Mix di oli idratanti e illuminanti, tra cui olio di argan, olio di jojoba, olio di ciliegia, olio di melograno, olio di oliva selvatica, con aggiunta di vitamina A e vitamina E. Privo al 100% di parabeni, paraffine, siliconi, PEG, SLES e alcol. Non so cosa siano gli SLES o lo SLES o la SLES, non lo so. Però il resto mi piace molto. Cioè, soprattutto che non abbia alcol, perché in realtà io non ho odio i siliconi. Sto blaterando perché non riesco ad aprire. Oh, ok. Vado a mettere. Facciamo 4 goccine. Massaggio sulle mani e tampono. Allora, tra tutti, questo ha un odore un pochino più forte e devo dire che non mi fa neanche impazzire. È un po' più secco, non lo so, è proprio oleoso. Non so se avete mai usato l'olio di lino, per esempio, quegli odori un po' forti. Cioè, non è forte nel senso che mettendolo sul viso poi non lo sento, però sentendolo così è un po' più forte appunto degli altri prodotti. Si vede che ho un olio sul viso. Per la notte è fantastico. Cioè, è proprio quello che cerco da un prodotto notte. Wow! Wow! Cioè, non so se voi riuscite a cogliere la luminosità della mia pelle in questo momento. Cioè, comunque, anche avendo fatto skincare con questi prodotti, io non ho ulteriori arrossamenti. Approvatissimi, per me sono un super sì. La qualità si paga, ma si vede, la qualità c'è. Sono stracontenta di averli provati. Ora non dico che comprerò tutte le full size perché hanno veramente un prezzo per me esagerato, ma se ci saranno delle promo, tutto quanto, o se nei miei sogni ci sarà una possibilità di collaborazione, io li riprenderò in full size. Ovviamente adesso continuerò ad usarli, quindi tra un po', quando finirò tutti i prodotti, vi farò sapere nel lungo termine come mi sono trovata, ma per me i presupposti ci sono tutti per essere una bomba. Li adoro, sono contentissima, quindi brava Alessia Marcuzzi. Se avete la possibilità di prendere questi prodottini, io ve li straconsiglio per 9 euro. Li amo, bellissimi, li ho adorati, mi piace tutto, dal pack che comunque è vetro, cioè è super high cost, non c'è niente di cheap, veramente belli belli belli, dalla A alla Z, perfetti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Volevo dire una roba, mi sono dimenticata. Ah, fatemi sapere nei commenti se volete provare insieme a me, anzi se volete che io provi insieme a voi, anche i prodotti della linea Woovie di Michelle Hunziker. Fatemelo sapere qui sotto, sono curiosa, perché anche quelli mi ispirano molto. In realtà volevo provare prima quelli, poi mi si è presentata questa promozione e ho detto approfittiamone. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciarmi un mi piace per farmelo sapere, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Tra l'altro nel prossimo video probabilmente vedrete un concept opposto a quello di oggi. Vi posso spoilerare forse una cosina? Sì, dai. Oggi abbiamo provato prodotti per 162 euro di valore.
la prossima volta proveremo 3 prodotti a 1 euro. Ma non 1 euro a prodotto, 1 euro 3 prodotti.